se fosse inserito in qualcosa di... Questa è una facciata molto ballerina, perché mentre la chiesa è stata fatta nel 1950, quindi come valore storico è relativo, questo è il tempio, non bisognerebbe dire chiesa valdese ma tempio valdese, loro lo chiamano tempio. La facciata è quella della chiesa di San Giovanni in Conca, che era sostanzialmente in zona Missori e di cui oggi rimane la cripta e qualcosina fuori, ma proprio poco. San Giovanni in Conca è stata fatta secolo XI, quindi aveva circa 900 anni. Poi a un certo punto ha avuto una funzione religiosa, a un certo punto l'hanno sconsacrata, e dato che era considerata probabilmente chiesa di serie B, l'hanno data ai valdesi. Dato che era dei valdesi, e dato che era da abbattere, a un certo punto, non a caso nel 49, quindi per questo poi hanno dovuto fare il tempio qua, l'hanno buttata giù. I valdesi hanno salvato loro la facciata, perché altrimenti questa l'avrebbero distrutta. E questa facciata era già stata spostata nel 1879, arretrandola per creare via Mazzini, quindi è molto mobile, è forse la più mobile delle facciate milanesi. E poi l'hanno portata fino a... pensate a quanto sarà costato portarla qua, e credo che i soldi ce li abbiano messi i valdesi. Cioè, hanno trasferito la facciata di una chiesa, vedete, non è anche... l'avranno smontata e rimontata, ma non è una cosa banale, e l'hanno fatto, cioè, non erano tenuti a farlo perché quella era una chiesa cattolica, quindi potevano dire che non è la nostra tradizione, non ce ne frega niente, lasciamo che la buttino giù. Perché rimane la cripta? Perché naturalmente quando avevano quasi finito di demolirla, uno delle belle arti ha detto fermatevi, mi sono sbagliato, dovete lasciarla lì com'è, e guardi che non è più tanto possibile, e quindi rimane comunque la cripta sotto. Nel senso che a Missori è rimasta la cripta, sì, senso? Sì, sì, poi quella che è si visitabile. Vede, dove siamo passati anche la settimana. Sì.